Cosa fai? Ti massaggi il cranio? Allora, Vanessa dov'è? Agreste. E tu invece sei rimasta a casa oggi, vero? Sei stata un po' dalla nonna, io sono andata in palestra, adesso siamo ritornate. E tu ti stai per addormentare, vero? Quindi adesso io mi faccio una bellissima doccia. Poi, Anastasia, cosa facciamo stasera? Cosa facciamo vedere finalmente stasera ai nostri cucciolini? Le camere. Le vostre? Camere Quali? nuove. Finalmente abbiamo, quasi, manca pochissimo e oggi termineremo le vostre nuove La camerette. mia è finita, mi devi solo tu Adesso ti pulire. do una bella pulita, sì, e la tua è praticamente finita, e quella di Ancora un Vanessa po'. più o meno. Però ce la possiamo fare, oggi forse riusciremo a farle vedere, eh? Che i nostri cucciolini sono curiosi, in tanti mi scrivono, ma quando ho fatto il tour della casa? Allora, oggi Allora, faremo... la mia è finita. La tua. Quindi la mia la faremo vedere Vai, tutti. facciamo vedere tutti e due, ok? Va bene? Ci vediamo dopo quando esce anche Vanessina dal Grest. Facciamo vedere le nostre nuove camerette. Allora, siamo nella tua cameretta e stiamo pulendo tutto in attesa di fare poi vedere i nostri cucciolini. Non facciamo vedere nulla, sei davanti alla porta del bagno. Adesso finiamo di pulire? Sì. Andiamo a prendere Vanessa al Grest. Poi facciamo il tour delle nostre camerette. Ma quanto sono belle queste camerette, da 1 a 10? Vito. Infinito! Sono bellissime. Vero. Sei felice? Sto prendendo il tè. Sì, sei bravissima. Bella celeste, vero? Sì, ma quella è la plastichina che c'è sopra che poi bisogna togliere se vuoi. Guerra via da sola. Brava amore che mi dai una Beh, mano. no, sono andato io. Sei fantastica. Quindi sta proteggendo un po' dei bagno. Pochino. Pochino. Ani, lo facciamo un piccolo spoiler della piscina? Sì. Ecco qua, cucciolini, la durettata per la nostra piscina. E presto vi faremo vedere anche quando la piscina sarà finita. Ciao Vanessa, bentornata. Hai preso un po' di sole? Sei bordeaux, ti brucia. Mamma mia, devo cercare una crema che non so se ho da metterti domani mattina. Ascolta, ti brucia la faccia, vero? Ti vedo molto in sofferenza. Vai a farti una bellissima doccia che poi stasera apriamo le porte al popolo e facciamo vedere le nostre camerette. Guarda che ti ho pulito tutta la cameretta e ancora devo finire, ok? Non fare disordine se vai di là. Poverina, brava amore. Ti sei bruciata, Vane. Speriamo che non ti viene la febbre, eh. Eh sì. Prima che stanno giocando, eravamo proprio sotto il sole e mi bruciava la testa, quindi ho detto a un'animatrice, si chiama Stella, e sono andati a una fontanella e ci sono bagnati. Ma certo, ma il cappello, scusa? E ce l'ha. Ce l'hai su? E ti bruciava lo stesso la testa? Hai detto che ti bruciava la testa, l'hai detto tu? Sì, mi bruciava la testa, però col cappello non vedevo niente praticamente. Ma lo devi tenere, ti protegge la testa, Vane. Ti avrebbe protetto anche il viso perché avevi la visiera. Il cappello si può stringere. Cosa dovevate fare? Dovevate vedere qualcosa? No, No, giocavamo. usa il cappello se c'è il sole, ok? Ok ragazzi, è giunto il momento di mostrarvi le camerette di Vanessa e Anastasia. Loro sono qua dentro e adesso andiamo a scoprire che cosa stanno facendo. Venite con me. Allora, cucciolini, indovinate un po', questa cameretta di chi è? Di Vanessa o di Anastasia? Scopriamolo insieme. Guardate un po' chi c'è qui. Questa è la cameretta di Vanessa. Ciao amore! Come abbiamo già detto, Vanessa oggi si è ustionata, poverina, sta soffrendo tantissimo. Mi dispiace per questo, ma ci devi far vedere la tua stupenda cameretta. Ok, amore? Sei emozionata? Sì. Allora, iniziamo da qui, Sì, che apriamo la puoi. porta Sì. e abbiamo il bagno alla sinistra con la doccia che dobbiamo mettere ancora. Il box doccia, manca soltanto il box doccia e questa è la tua doccia super fantastica. Guardate che belle le piastrelle, vedete un po'?
Poi ci facciamo così, se ce ne c'è sopra. Wow, che meraviglia! È uno specchio gigante, amore! Sì, poi abbiamo il lavandino. Sì, allora diciamo che stiamo ancora un po' traslocando tutte le cosine vostre, da un bagno sì. all'altro, eh. Poi invece qua. Ah, guarda, ti volevo far notare che ho scelto per te i miei prodotti preferiti, eh. Ah sì. Il sapone e la crema per il corpo che la zia Samantha dall'Inghilterra mi ha gentilmente portata, perché io li ho conosciuti quando siamo andati nel B&B in Inghilterra e me ne sono innamorata. E la mamma te li dà te per innamorare il tuo nuovo bagno. Va sì. bene, amore? Poi abbiamo per fare skincare la schiuma. Sì. Poi il profumo per il corpo. Sì, della Malizia, buono. Poi sempre crema no. per il corpo. Uh-huh. Per togliere lo il struccante, il mio profumo per questo il corpo. Corpo e capelli, buonissimo. E quello che tu usi quasi regolarmente, no, cioè, arrivi, ma fa niente, dai, è quello che serve per stappare il nasino, perché te spesso ti si tappa, vero? Okay. Quindi qui a te abbiamo dato la lavatrice, che non è una semplice lavatrice, ma è una lavasciuga dell'Ariston, bellissima. Quindi avrai il compito di fare la lavatrice per te e per tua sorella. Allora, cucciolini. Poi abbiamo alcuni miei profumi. Ah sì, giusto. Gli altri dobbiamo provare ancora a portarli. Sì. Questo è metà perché si è rotto. No, veramente? E se è uscito il profumo? No, è qua dentro. Ah, non si è rotto però, nel senso non è uscito il profumo. No. Ah, ok. Poi abbiamo il Coco Chanel e ce n'è il numero 5. Benissimo. Aspetta, togliamo il bidet. Sì. E il water, grazie a Dio. E lo scarico, wow! E qualche mensola per appendere, metterci poi qualcosina. Comunque, allora cosa sarà? La lampada e il lucernaio. Ragazzi, vi piace il mio bagno con il muro verde e le piastrelle? Scrivetelo nei commenti. Ok, Vanessina, vediamo un po'. Come si chiama la camera? Sì. Abbiamo una TV di 65 pollici. Sì, abbiamo una TV gigante, ma spiega il motivo per cui abbiamo questa TV grande. Non lo sai? No. Perché la tua camera è veramente, guardate, è molto molto grande e il tuo letto è molto lontano. Sì. Quindi per far sì che tu riesca a vedere bene, sì. abbiamo dovuto prendere una televisione molto grande. Sì. Poi abbiamo una sedia per mettere. Abbiamo una sedia perché ancora non è arrivata la scrivania. Si mette tutti i vestiti. Sì, come no, certo. Che la mamma poi prende, apre la finestra e ti lancia fuori. Il distributore dell'acqua, la signorina. Abbiamo anche il distributore dell'acqua. È talmente piccola questa stanza che ti sei potuta permettere anche questo. Guardate un po'. Ma, e non ci sono i bicchieri però. Vabbè, li prenderemo, sono finiti, hai bevuto troppa acqua. Poi abbiamo il mobile, perché mettiamo i libri adesso. Sì. Poi il tappeto. Guardate che bello questo tappeto, nuovissimo. Eh? È bello, è comodo. Io però lo metterei ai piedi del letto. No, ti piace qua? Così quando scendi dal letto? No, quando scendi dal letto no. Va bene, quest'altro è un altro mobile, sì, abbiamo diverse, questa è una credenza dove poi metterai i libri, comunque ti deve arrivare la scrivania, lo sai, vero? Sì. Cos'era? Poi qua abbiamo un altro mobile con i vestiti. Quali? Quelli estivi? Estivi. Ah no, di tutto, tu hai, sì. Guardate, allora, ragazzi, ammirate l'ordine. Ma soprattutto quest'ordine. Guarda. Ancora ordine. Wow. Ah, 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 ah. Come mai? Come mai? Cos'è già successo? Non lo tollero, eh. Abbiamo appena traslocato. Quest'ordine quanto durerà, Vanessina? Ce lo dice la ruota della fortuna. Vediamo. Oh. Un gatto. Un gatto durerà esattamente quanto durerà. Io non scrivo. Ma sì, va bene. Ma c'è il pennarello. Oh no! Ah ragazzi, vedete questa bellissima la mia lettera? Dove andrà a finire questa bellissima lettera? Lì? Sì. Sulla testata del letto? Qua. Bella! Ma chiediamo ai nostri cucciolini dove preferirebbero che tu la mettessi. Sì. Io ragazzi adesso vi do 3 punti, voi nei commenti dovete scrivere 1, 2, 3 dove secondo voi sta meglio. Ok. Allora, 1. Qui, quindi in entrata, sulla, sopra la credenza, va bene? La cassettiera, più credenza. Parlo come vecchi. Sì, sulla testata del letto o sul muro sopra la testata del letto. Va bene, scrivetelo cucciolini così Vanessa è contenta e oppure sceglierà la vostra risposta. Oppure qua. Allora sono 4 i punti. No, lì non è bello per niente. Non ci sta. No, no, vanno bene questi tre. Ok, ma alla mia destra Vanessa abbiamo...
una specchiera con tavolo trucco che è bellissimo. Vi faccio capire. Guardate ragazzi che meraviglia, guardate. Allora, sì, qua abbiamo Ave Maria. Non è un Ave Maria, è un angioletto. Ah no, è la Maria. Maria. Ah, è la Maria. Buonasera Maria. Maria. Vai. Per favore, ascoltare quello che dico io, latte. Allora, abbiamo questo io ho questo cassettino, come lo posso chiamare, che era dell'altro, che poi ho dato la sua. Ho messo gloss. Sì. E alcuni rossetti, alcuni. Sì. Poi abbiamo Ave Maria, miele, la crema. Pennelli. Sì. Qua, stop. Qua abbiamo delle palette. Sì. Tipo palette blush così. Uh-huh. Polvere. Oppure questa palette che è per gli occhi, ma la usi poco. Sì. Ok. Questa palette invece che la uso tipo a Natale quando devo fare le feste. Perché sono glitterati. Sì. Poi qua abbiamo un'altra palette con due illuminanti e sì, altre cose anche per gli occhi. Ok. Poi blush in polvere, secondo blush in polvere, un illuminante. E tu quando li usi tutte queste cose? Sì. Sempre? Poi, sei talmente brava a truccarti che palette non si per vede. Gli occhi. Ah, ok. Non ho finito. No? Ma nessuno ha detto che è finito, anche perché manca poi una cosa importantissima. A parte i cassetti dove c'è altro. I tagli, i fantastici. Non so perché sia qua. Poi a questo qua abbiamo cassettino con tutte le mie spugnette. Okay. Fondotinta, cipria, terra. Questa è bellissima, non dovrebbe stare in un cassetto, no, eh? Lasciala lì. Secondo me non dovrebbe è stare. Mia. Lo so che tu hai trovato regalata io a Natale. Prima poi il make up e potete vedere mamma mia tutti i suoi rossetti, infatti qua ho letto alcuni regali, mamma mia qua abbiamo trucchi. Allora io in 48 anni non ho mai avuto tutti questi trucchi perché non mi trucco. No, io ci sono. Da chi hai preso? Da chi hai preso? Da la zia Samantha. Va bene, ma questi rossetti hanno un allora, colore nome. Diverso, vediamo. Giancarlo lower che è questo qua fighissimo, guardate che figo. Così, guardate che bello. Bello, lower. Wow. Lower. Poi abbiamo gin. Questo si chiama Sweet Heart, che è un po' rovinato perché lo uso. Dolce cuore. Ehi, candy. Ehi, candy. Occhi caramella. Ehi, occhi. Vedi? Figo. Bello, sì. Sono curiosa, voglio leggere. Poi, Think Pink. Think perché pink è un po' rosa. Sai cosa vuol dire? No. Come no? Think è pensare e pink è rosa. Pensa rosa. Poi? Ma no! Non male che abbiamo scelto le medie inglese potenziato. Poi questo qua si chiama The One. Il primo, il numero uno. The One. Poi Total Flirt. Questo qua con questo flirty. Io, se metti questo, flirty tutto il giorno. Ciao già. Ecco che devi flirtare. È bello. Violetto, no. No, è bello. Dire. È bello! No, devi dire che è bello, se no ti ammazzo. È bello, amore, è bellissimo. Poi, mangia sì. Qua. Vieni da questa parte. Oh, wow. Ma qua abbiamo, è? Allora, vi spiego tutto. Uno a uno. Questo è tipo un lucido labbra, diciamo, non so come chiamarlo. Poi, questo qua è un correttore. Sì. Dei Max & Moore. Poi, lucido labbra. Allora, vi do tutti i lucido labbra. Due luci da labbra, così no, cosa hai detto? Adesso qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, ok. No, fallo, tu non ne hai manco uno, esatto. Non hai neanche la mattina della giacca. E no, anche se li avessi avuti me li avreste rubati tutti. Non è vero, due luci da labbra avevo letti, ma non sono tanto più. Un mascara avevo, che si chiamava anche Anastasia, indovina dov'è? Da Anastasia. Esatto. Poi, signori, matita per le labbra fighissima. Ok, eyeliner. Ok, adesso è giusto. Un eyeliner. Sì. Wow. Poi. Secondo eyeliner. Ah, primo allora, non uno. Primo. Ho detto uno eyeliner. Pensavo che l'altro non fosse eyeliner. E indovinate? Un altro eyeliner. Wow. Che non li uso però. Ragazzi, scrivete pure nei commenti che vi state addormentando. Poi, non vi preoccupare. Qua? E per le sopracciglia? Ma vero? Cioè? Sì, le colora? Un po'. Ma le devi colorare adesso, devi andare a dormire. Va bene, dai, su. Poi blush liquido.
3 brush, 2 blush pure liquido, poi correttore, un altro correttore però così. Sì, che hai bisogno di essere corretta tu, vero? A 10 anni alle imperfezioni. Un altro correttore, però questo è un bronzer, diciamo, e questo qua è bianco. Sono due? Questo qua, sì, vedi? Ecco, la differenza nell'uso? Allora, quello bronze, se ti devi illuminare un po' di più. Il mio bronzer preferito è mestruale. Ma quanti ne hai? Ma chi te li ha comprati tutti questi? Io? Sì. Dio mio. Vedi, questo qua si mette qua. In quanti anni? Tipo bronzo. Questo qua è per gli occhi, che è liquido ed è tipo oro, vedi, così ti colora tutto. Ma non vedo niente, cioè ti sei super così veloce. Ecco, negli occhi. Fantastico. Come buttare poi i miei soldi? Cioè, l'hai passato col dito ed è sparito completamente. Correttore? Ok. Ah sì, poi abbiamo gli ultimi due. Meno male, grazie a Dio. Anzi, grazie alla Madonnina. Madonnina, dai, su, impegnati un po' di più. Sono due palette. Sembrano uguali, vero? Sembrano uguali, ma invece c'è il trucco. Guarda. È un barbatrucco. Vedi questi? Sì. Vedi qua? Sono diversi. Sì, è vero, è questi vero. Sono tipo più chiari, accesi. Chiari, sì, brava. Questi sono più caldi. Brava. Freddi e caldi. Brava. Grazie, amore, grazie. Questo specchietto con anche... Che è nascosto lì, non lo userai mai. No, vedi, se allora magari non capisco qualcosa, mi avvicino, vedi qua. Perché se invece ti avvicini lì, che è più grosso... Ho messo il blush. Va bene, Vanessina, passiamo a un'altra cosa. Non sì. abbiamo fatto... Lei ogni tanto si dà una spruzzatina perché sta impazzendo. Bravo. Wow, così, sei un caso, gira, ce li ho. Ma quanti ne hai? Sì, raga, ne ho più io che quella Ferragni, con la povera adesso. Sicuramente, guarda. Allora, che cosa manca? Vediamo se c'è lo specchio. Ma che lo specchio? Lo specchio. Vedete questo colore così. Ma dai. Si spegne. Poi abbiamo non questo sapevo qua, nemmeno io. Questo qua e questo qua. Ma è digitale, col dito. Sì. Giuro, non lo sapevo. No, ma è troppo, troppo bello. Vane, cosa manca? Una cosa importantissima. Sì, anche, ma poi? Ecco, tra pochi minuti. Ma poi cosa manca? L'armadio? Certo, la tua cabina armadio. Mamma mia, ti sei fatta male? No, solo che ho la bruciatura. Anche in testa? Sì. Dai, fai vedere la cabina armadio. Sì. No, ma adesso domani stai a casa, eh? No. Sì? No. Ma ti sei bruciata anche il cervelletto, già? Ok, così prende. Era già accesa. E voilà, guardate che bella, ragazzi, la cabina armadio di Vanessina. Qua sopra abbiamo messo i pupazzotti, qualche libro, che poi spostiamo i libri, No. Li dobbiamo spostare e li mettiamo nella libreria. Ma se abbiamo la libreria, cosa c'è? Non ce l'avevamo ancora quando li abbiamo. Qui abbiamo altri scompartimenti, una parrucca viola verde. E qui abbiamo le borse, i pigiama e abbiamo qua Cicciubello, l'abitino di Vanessina della prima comunione di un anno fa, ed è rimasto appeso un anno e non so se mai lo rimetterà. Vanessa, ma dove sei? Madonna, dai Vanessa, ma veramente? Io lo so. Sì, Vane, oddio Vane, sei viola in testa, ma me lo dici solo adesso che hai la testa bruciata. Adesso vado in farmacia, Va bene, io direi che chiudiamo questa bellissima cabina armadio e con te abbiamo concluso. Le pareti di Vanessa della cameretta di che colore sono? La carta da parati è? Rosa. Bianca e rosa. E adesso invece andiamo a scoprire la cameretta di... Ah no, aspettate. No, aspettiamo. Qui abbiamo il cesto dei panni sporchi, che è nel posto sbagliato. Bellissima la tua lampada, facciamo vedere l'effetto. Wow! Ma dove andiamo in vacanza quest'anno, Vanessa? Dove andiamo in vacanza? Nell'oceano Pacifico. Piano, Vanessina. Il deserto del Sahara. Nel deserto del Sahara. Sì, nel deserto del Sahara. Bello, wow, bellissimo posto. L'Africa. Esatto. Allora, andiamo a scoprire la cameretta di Anastasia, che ci sta spiando. Andiamo? Sì. È inutile che scappi, che tanto ti abbiamo vista. Pensi di essere furba? Ciao Vanessa, grazie dell'ospitalità. Ciao ciao. Ciao.
Ok, picciolini, adesso andiamo a scoprire la cameretta di Anastasia, che come al solito è una monella perché ci stava spiando durante la registrazione in camera di Vanessa. Andiamo a vedere un po' com'è. Permesso! Cosa stai facendo? Ma possiamo entrare? Certo. Grazie! Wow, Anastasia, ma che camera principesca hai! Principesca! Principesca! Guarda che si dice così, eh! Non è una pesca! Si dice principe... Anastasia! Allora, Anastasia, facci vedere! Parti da dove vuoi! Partiamo da questo super mobile, libreria, cassettiera. E cosa sono quelle, Anastasia? Le nostre unghie di Vanessa e Anastasia. Le nostre unghie personalizzate. Ma ragazzi, dai, le avete comprate? Anastasia, spiega un po', ma quanti colori ci sono? Un sacco, quattro. Quattro colori diversi. Rosa carne. Sì. Bellissimi. Sì. Poi questi. Sì. Anche questi belli, bellissimi. Questi sono bianche con dei fiori azzurri. Bellissime. Sì. Poi ci sono queste bianche, bellissime pure queste. Perché in estate il bianco cosa fa? Pacca! Spacca. Poi? E l'ultimo questo. Color che lo carne. Così. No, non è carne. Carne è il primo che ho fatto vedere. Ah, carne scusa. Ah, allora pensavo fossero quelle. Fucsia. Queste sono che tu adesso lo vedi così, ma è glitterato quando lo apri. Sì. Quindi, cosa dobbiamo dire ai nostri cuccioline? Di comprarle subito. Adesso, proprio adesso. Non dovete neanche guardare il video. Comprate. Ma dove le devono comprare? Su www.vanityglow.shop. Ma lo sai che in qualsiasi kit loro scelgono, qualsiasi colore scelgono, avranno in omaggio la lampada UV per asciugarle? Sì. È bellissimo! Dai ragazzi, andate a comprarle! Se non vi siete accorti, una e due. Noi ne abbiamo due perché voi siete... Vanessa e Anastasia. Esatto, siamo? Quindi una è tua e una è di Vanessa. Va bene, quindi qui abbiamo questo. Questi, poi i libri. I tuoi libricini. Questo, anche questo qui. Fa ridere, maialino. È vero, fa ridere. Ciao. Ciao. Eravate piccolissime. Anche qui, Anastasia, quando poi ci saranno i nuovi libri, li metteremo qua, vero? O se no, se non ci stanno. Ma ci staranno. Li metteremo qua. Ah, è vero, quello serve proprio per non far cadere i libri. Esatto. Va bene, amore. E qui abbiamo la cassettiera. Qui invece una super, non di più, super scrivania. Guardate che meraviglia. Anche tu hai la lettera che poi attaccheremo probabilmente o sulla testata del letto. Esatto. Bene, se non la rompiamo prima, sì. Qua. Poi abbiamo... Niente, questa è la tua scrivania con un super Mac. Che la mamma ti ha gentilmente donato, perché era il mio, ma te lo regalo così registri il videogame, eh? Sì. Va bene? E poi se vi ricordate dal video, Vanessa, abbiamo questo quadro che è quando abbiamo fatto Vanessa e Anastasia estetista. E questo tappeto stupendo, quanto è morbido! Fantastico! È morbidissimo! Morbido. È vero? Sì, è stupendo! Allora, ma la tua stanza... Dimmi, amore, dimmi. La TV? La TV? Sì, la lampada. E questa è la tua super bellissima specchiera con tre specchi che si muovono anche loro, così potrai vederti tranquillamente anche lateralmente. Così? E fai vedere la sediolina quanto è bella. Guardate come è ricamata bene questa specchiera. Questa non c'era, però. Ah, però l'abbiamo messa così non si sporca. Fai vedere. Guardate che bella che è. La sua sediolina è molto principesca, la stanza di Anastasia. Ancora principesca, eh? Non sono una pesca, basta. Ma si dice così. Guardate, allora, questo profumo buonissimo. Sì, che adesso ci mettiamo, vai. Sì, guarda, non lo so. Amore, me l'hai spruzzato sul telefono. Va bene, amore, lo conosco benissimo questo profumo. Poi c'è... Adesso non metterne più, ma però. Ma svelo! Anastasia, se ti metti troppi... No. Ok, cosa? L'ultimo, il più profumato. Non ne voglio più io, grazie. Ma io li conosco, sono tua madre, non sono arrivata oggi. E poi questi smalti bellissimi. Sì. Soprattutto stupendi. Questo. E adesso. No, è mio, però. No. Questi che mi ha regalato la mia zia. Ah, sì? Sì, per truccarmi.
Ma se tu soffi, sporchi dappertutto. Sai? Anch'io ho lo specchio come Vanessa. Ma certo. L'abbiamo trovato, come si chiama? Beh, va bene. Bellissimo, che ha due specchi, uno e due. Poi questo mio, me l'hai regalato te, ti ricordo. Sì, te l'ho regalato proprio di brutto, guarda. No, sì. Poi qua i rossetti bellissimissimissimi. Sì, amore. Una spugnetta. No, è solo una spugnetta, no. Poveri. Intanto qua ce ne ho i pennelli. E poi qua altre spugnette. Oh, che tenere. Non sono ancora finite le spugnette. Ancora? Fa vedere. Wow. Ma io non lo so, ma tutta questa roba chi l'ha comprata? Io? Sì. E mi sono dimenticata questi. Ah, che belli. Questi cosa sono? Allora, questo me l'ha regalato Vanessa. Bravo, hai visto che carina, ti vuole bene, non sembra, ma ti vuole bene. E questi, va bene. Questi si mettono sugli occhi? No. No? Ah, sono tipo rossetti? Sì. Ok. Poi, infatti, ve l'ho fatto vedere anche in fondo. Qui abbiamo la cassettiera con... Se vi ricordate, questa l'ho comprata a Cagliari. Sì, è vero. Cagliari. Cagliari, che bella la nostra Cagliari. Poi la sveglia che chi è questa bimba piccolina con la frangetta? Eri piccolina. Sì, infatti. La sveglia che mi fa venire un infarto, l'abbiamo appena comprata. Pensavo di fare una cosa buona, invece mi sa che... E qua invece se tipo mi esce sangue, tipo... Ma come ti esce sangue? Se ti devi soffiare il naso. Le se mi esce sangue a me. Vabbè, se anche ti dovesse uscire sangue perché la zanzara ti ha morso. Io ti aiuto sempre, quindi tu mi dai le monetine. Oh, stamattina sei stata bravissima, mi hai aiutato tantissimo e ti ho dato una monetina, ma 10 centesimi. Ah, ma e io li come 10 centesimi? Io ti avevo detto di prendere 10 monetine da un euro, 10 euro, non 10 centesimi. Amore, hai lavorato più di un'ora per 10 centesimi. No, ti devo educare, ti devo educare un pochino. Ma certo, amore. E qua li metto, se ci sono. Guarda che 10 centesimi non valgono niente. Ci compri giusto forse una caramella in oratorio. Poi questo? Sì, un bel burro cacao alla ciliegia. E qua abbiamo il cassetto con una pigiama. Pigiama. I miei occhi, dobbiamo distribuirli. Qua questo che l'ho usata oggi per fare palestra. Sì, è la tua maglietta per fare fitness. Ascoltami un attimo. No, Anastasia, io non li voglio vedere i cassetti così, con le cose raggomitolate dentro, perché io mi sono impegnata. Queste sono altre magliette. Oh, poi questo. Qualcosa in ordine c'è ancora, ma insomma. Vedo qualcosa. No, amore. Devi essere ordine. Sì, sono quattro. Sei bravissima perché tu mi aiuti tantissimo. Quando riuscirai, cerca anche di piegare i vestitini quando li ritiri. Va bene, amore? Sì. Perché tu sei brava a piegare i vestiti. Me ne hai piegati sempre tanti e sei sempre stata molto brava. Ok, ma passiamo, cucciolini, al super bagno di Anastasia. Guardate un po' le pareti di che colore sono. Vero. Un verdone fantastico. Anche lei, le piastrelle con le foglie. Uno stile leggermente diverso da quello di Vane. E il sapone che oggi la mamma ti ha messo. Profumatissimo. Oh, amore, sono contenta. Grazie. Amore, ti amo, lo sai. Anche qui abbiamo il cesto dei bagni sporchi. Non sapete se è una cosa che io mando una Vanessa. Che tu? Cioè, una cosa che io ma Vanessa non ce l'ha. Quale? Che va perché Vanessa non le vuole. La tenda. Ah, girati. Sì, guardate che bella questa tendina. E come si tira su? Perché non ci sono i fosi? Ecco cosa serviva quella pinzetta. Ci sono le calamite, quindi ogni brava. E niente. Io ho finito. A te hanno messo già il box doccia. Infatti, a Vanessa avrebbero dovuto metterlo oggi, ma non hanno fatto in tempo. E domani glielo metteranno. Poi, vabbè, abbiamo anche questi mobiletti che sono ancora vuoti praticamente perché dobbiamo ancora portare. Però ci tenevamo a far vedere le camere finite. Qual era la mia cosa più bella? Cosa? La cosa più bella di questa stanza, a parte tutto, sì? La cosa più bella è questo, della Juve. Fantastica, ragazzi, chi ok, scrive? Chiudiamo qua il video, no, cucciolini. Chiudiamo il video, grazie Anastasia. Poi tutta Anastasia, in una stanza del... Juve!
In una stanza del genere, principesca, non puoi mettere una cosa bianco bellissima e nera, non c'entra niente. Sta comunque io pensavo invece che tu dicessi che la cosa più bella, a parte tutto, è la camera. Lo specchio, Anastasia, ma che specchio hai? Ma ragazzi, ma guardate un po', Anastasia è una principessa, ma non è una bambina di 7 anni. Non ti piace lo specchio? Sì, bellissimo. Da principessa. Però questo verde è stupendo, verde, ragazzi, verde, guardate un po'. Questo deve essere verde, eh? Ma come deve essere verde? Ma no, il color oro col verde sta bene. Quindi la tua carta da parati di che colore è? Verde e bianca. Verde e bianca. Ma perché dite solo un colore? Anche Vanessa prima rosa ha detto, o bianco, e di due colori, verde e bianca, e quella di Vanessa rosa e bianca, quindi la tua camera è arredata tutta sul verde, sì. Diciamo che la tonalità maggiore è il verde, vedete? Anche i cuscini. Ma no, è un verde strano. È verde acqua, bellissimo. Sì, è verde acqua, sì, è bellissimo. Va bene, quanto sei soddisfatta della tua nuova cameretta? Principesca, tantissimo. E soprattutto, ci vuoi dormire da sola in questa cameretta? Sì, non vedi l'ora. Mi disturbi, vieni. Ma l'abbiamo fatto vedere una cosa. Cosa? La cabina armadio. Ragazzi, ma cosa pensavate? Che Anastasia non avesse una cabina armadio dove mettere i vestiti invernali? Per me lo sapevano già loro. Ma no, che non lo sapevano. Scrivetelo nei commenti se lo sapevate. Ok. Guardate un po', questa è la cabina armadio che è ancora leggermente da finire. Ok. Allora, Anastasia, dobbiamo mettere un po' di ordine, eh? Ad esempio, sì. Guardami, questa da qui la dobbiamo spostare, non c'entra nulla. Anche tutti questi pupazzi, mamma mia. Ma cosa, guardate! Che cosa c'è lì dentro? Qua dentro un compleanno, ve l'ha regalato la mia compagna. Degli scotch, bellissimi scotch. Ma sono scotch bellissimi. Uno l'ho già usato. Questo. Che belli, non li avevo, non me li ricordavo. Belli, ho fatto questi. Poi questo è troppo bello, anche questo, guarda. Ah, la lucina di Natale. Ah, la stai utilizzando oggi per la prima volta, amore? No, tutta la sicura. Già. A Natale, la, se te lo ricordi, lo tiriamo fuori. Ok? Puoi metterlo dentro questa vetrinetta, così ce lo ricordiamo. Ok, anche non è finita, però. Guarda. Vanessina, la Madonna, tu hai il pupazzo di neve. Dondola un po', perché il pupazzo di neve. Perché la non è molto stabile. Poi questo. È troppo bello perché sono degli sticker, non devi disegnare. Uno già staccato. Che belli! Sono tutti sticker. Ma dai! Ma che da attaccare dove vuoi? Ma che li siamo dimenticati? No. Sono già attaccato. Bellissimo questi oro. Quello che sta più bene? Quello. Perché sta meglio. Non si dice più bene, si dice bello, è vero? Questi sono tutti cose bellissime. Ok. Va bene, amore mio. Dobbiamo soltanto riordinare un po' queste bambole perché a me non così non piacciono. Qua sopra abbiamo altre bambole. Hai tante bambole tu, giustamente. Un gel fantastico. Un porta gel? O c'è gel dentro? Sì, c'è gel. Ah, ma c'è il gel. Oh, è vero, che buono, gusto ananas, sa di ananas. E non lo usi, scusa, lo lasci lì? Lo uso. Mettilo nella vetrinetta perché te le dimentichi le cose, se non le vedi. E anche questo è buonissimo, È alla fragola. Buono. E se lo metti? Va bene, amore. Io devo andare in farmacia ad acquistare a Vanessina qualcosa per la sua ustione. Poverina. Sì, si è bruciata oggi, mannaggia. Adesso vi compro qualcosa anche da proteggervi. Sei soddisfatta della tua cameretta? Sei felice? Sì. Va bene. E poi quando sarà tutto pronto faremo vedere tutto il resto della casa. Ragazzi, andiamo un attimo a vedere pane. Ma andiamo, sì, poverina. Questa. Mi tocca il telefono. Touch. Vane. Vane. Vanessina. Come stai? Bene. Meglio? Sì. Però vuoi che vado a prenderti comunque qualcosa in farmacia? Guarda che hai la faccia rossissima e la testa soprattutto, io non mi ero accorta. Allora, dai, salutiamo i nostri cucciolini che abbiamo fatto vedere le nostre camere, bellissime, e ci vediamo al prossimo video, ok? Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa, voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo. Presto Anastasia, corriamo giù.